Diamo il buongiorno a Giovanni Santovito, Associazione Consumatori Utenti. Non voglio rubare un attimo a questo argomento assai interessante, Giovanni. Abbiamo cominciato a parlare dell'importanza di saper distinguere un buon olio extravergine di oliva da uno falso. Allora, abbiamo detto la prima cosa importante: se un olio extravergine di oliva è venduto a meno di 3 euro e 82 centesimi dalla Confederazione Italiana, quindi agricoltori, quindi dalla CIA, non stiamo parlando di olio extravergine. Parlando di un prodotto sotto costo, quindi da prendere con le pinze, certo. È indicato come un sotto costo, a quel punto probabilmente c'è una cosa che non può. E questo è un primo punto, ma c'è anche un altro aspetto, come dicevamo la volta scorsa, che siamo incontrati, e riguarda le denominazioni. Noi dobbiamo sospettare non soltanto l'extravergine, ma troviamo l'olio vergine, adesso poco utilizzato commercialmente, ma ancora. In alcune zone della Puglia si produce ancora l'olio vergine d'oliva. Olio d'oliva. E poi c'è l'olio d'oliva. Se chiediamo ai consumatori la differenza, spesso non la conoscono. Dipende dalla spremitura, credo. No, vedi, anche tu non conosci questo. L'olio extravergine, quando c'è la parola vergine, la denominazione commerciale, significa che è un processo meccanico, estremamente naturale. Quindi, anche se ne parliamo di olio lampante, era quello non commestibile, cioè quello peggiore come acidità, eccoli qua, ci ho messo in regia. Se parliamo di olio lampante, cioè l'acidità oltre i 2 gradi, si chiama lampante perché viene utilizzato per lampade, per illuminazione, quindi non era un olio commestibile, è comunque un olio di oliva vergine lampante, si chiama commercialmente, lì è stato il vergine, ma comunque commercialmente è vergine lampante. Perché è sempre e comunque un'oliva prenditura e basta. Quindi ne possiamo avere 3 differenti riuscite dall'olio extravergine. Dall'olio di oliva. Possiamo avere un extravergine vergine e un olio. Esattamente. Extravergine vergine o vergine lampante. Mai capito lampante, mai visto questa cosa. È un olio che non può andare come olio commestibile, quindi viene venduto al grosso. Dove va a finire questo olio lampante? Tanto per capirci. È quello che si produce quando noi vediamo quegli oliveti secolari, quando le olive che tascano a terra vengono raccolte dopo 2 mesi, quando sono perdute tutte quante. No, quelle sono olive che ovviamente hanno subito processi anche di fermentazione, quant'altro, quando la terra e altro, che ovviamente dando luogo a un risultato combustibile, certo. Ma danno un risultato di olio compatto. Quell'olio va in raffineria. Acidificazione, fino a portarlo a un prodotto tecnicamente commestibile, che è un olio bianchissimo, un sapore, un odore, un colore. Poi vi è il raffinato. Dal raffinato che si va, si può raggiungere una percentuale che ricordo l'altro, quindi 2%, un altro olio vergine, che può essere questa legge, o il vergine di oliva che si fa, e con quello si ottiene un olio di oliva. Viene miscelato, ma parliamo di un 1-2%, cioè è totalmente olio raffinato. Sì. E quello che voglio dire è di scompare la parola vergine. Quindi quando riprendiamo il tonno, il carciofino sott'olio d'oliva, in realtà stiamo parlando di un prodotto che è all'interno di un olio di raffinazione. Di raffinazione, che poi nasce dall'accoppiamento, cioè dalla mescolanza. Dalla mescolanza soltanto di una percentuale vicino al 2% massimo. Al 2% tra olio raffinato e olio. Il 98% del raffinato e poi questa percentuale. Ma infatti ecco perché quell'olio d'oliva, a me è capitato di osservarla questa cosa, proprio con il sott'olio. Non solo non dà di nulla, ma io ho sempre pensato che fosse addirittura olio di semi, perché ha un diverso colore, ha una qualità proprio in bocca che non sa proprio niente in realtà. Infatti, quando così completamente deodorato, colorato, va bene. Mi prego, un olio piatto. Anche perché molto spesso l'industria alimentare lo utilizza, il carciofino, un sapore delicato, magari è un po' sicuro. Il sapore di un extravergine, certo. Un'incidenza di gusto, questa è una scelta commerciale, però è bene saperlo, dico sempre,
il consumo deve essere consapevole, deve sapere che sto consumando un prodotto che non appartiene a questa realtà. Esatto. Autoprodotto non salsa. Anche sul bancone del supermercato, no? Certo, è fra di essiccata e viene lavorata nei salsifici con un processo di estrazione che è uguale a quello degli oli di semi. Anche qui sugli oli di semi nessuno sa che gli oli di semi non sono oli che si ottengono da pentola. Infatti negli oli di semi non troviamo la parola vergine. Perché? Perché è un processo che non ha nulla di meccanico, ma ha un passaggio che è quello identico a quello che si utilizza per l'olio di salsa. Come si fa? Si utilizzano dei solventi, le sane. Un prodotto chimico, insomma. Sì, viene lavorato con delle benzine, chiamiamola così, che sciolgono la molecola grassa, dopodiché in un processo a ciclo continuo o di questi lavaggi si separa per volatilità le sane rispetto alla parte grassa, resta giù una parte grassa che vuol dire non proprio nobile, che va poi nella raffineria, e la raffineria è di nuovo decolorata, decidificata e resa come si. Senti Giovanni, io da tutto questo, tra la puntata scorsa e questo, ho capito una cosa, che quindi devo fare proprio delle lezioni sull'olio, perché io veramente scopro a 51 anni della roba incredibile. Io invece probabilmente perché ho visto delle informazioni sbagliate che sono rimaste poi nella memoria, ho sempre pensato che fosse una differenza della spremitura. In realtà non c'entra proprio niente con il discorso della spremitura, quindi è un processo completamente diverso. E poi hai aperto un varco proprio per quanto riguarda invece l'olio di semi, e vorrei che questo ne parlassimo anche, parlassimo più apertamente. Magari la prossima volta io fornirò anche bottiglie, insomma. Possiamo avere un percorso di alfabetizzazione. Guarda, ma io credo che sia una cosa giusta, che sia una cosa corretta. È un prodotto della nostra terra, abbiamo l'olio migliore. Io lo dicevo la volta scorsa, e questo io mi ricordo un po' di anni fa una grande casa famosa che fa moltissima pubblicità toscana. Si scoprì che comprava l'olio dalla Puglia, veniva portato in Toscana, veniva imbottigliato ed etichettato in Toscana ed era venduto come olio di produzione toscana. Allora, se noi conoscessimo molto meglio invece alcune caratteristiche, probabilmente lo apprezzeremmo di più. Non cadremmo nella trappola delle prese in giro, insomma, e saremmo in grado anche di fare una spesa intelligente pagando anche le nostre tasche. Io guarda, non so se la regia è ancora un minuto di tempo, e ho portato una fotografia su quello che dicevi tu proprio. Se si può mandare la seconda immagine, ecco, guarda questa qui. Noi produciamo il 37, quasi il 40% della produzione nazionale. Se vediamo la Toscana, produce il 2%. Se poi andiamo a raffrontare questo con quello che circola sugli scaffali dei nostri supermercati, vediamo che l'80% delle bottiglie è toscaneggiante, dico io, qualche conti forse non tornano. Se vediamo fra Calabria e Puglia, addirittura vediamo vicini al 33-37%. Quindi la maggior produzione è proprio la nostra. Sì, noi siamo terra per vocazione. Guarda, allora, no, dobbiamo riprendere, riprenderemo sicuramente. Venduti perché in America, in Inghilterra, piuttosto che
fanno le cose della grande cucina italiana, troviamo una marea di prodotti che vengono falsamente indicati come produzione italiana. In Puglia sono molto contraffatti perché sono molto esatto, dai pelati al vino addirittura, le piscine, io vedevo il servizio di ieri, veramente una roba scandalosa. Da un po' di anni si dice in gergo, su quando si parla di marketing, di illuminazioni, e si è volgarizzato il termine parmesan. Parmesan adesso si può indicare qualsiasi formaggio più duro da grattare. E la gente viene, cambia il parmigiano. Esatto, proprio quello. Allora Giovanni, sai che sono proprio contenta che è venuta, che è emersa questa cosa, perché vedi, e poi alla fine, no, sono proprio sotto i nostri occhi le cose che crediamo di conoscere, in realtà possibile. Io approfitterei ancora della tua grande conoscenza proprio nel campo degli oli, ne parleremo ancora la prossima settimana, e vorrei che introducessimo anche il discorso relativo all'olio di semi, che viene spesso utilizzato esclusivamente per friggere. Questo anche è qui altra pasta per dentro. Altra pasta per dentro. Riparlare. Ma ne parleremo al tempo opportuno. Io ti ringrazio ovviamente per la tua consulenza e per la tua gentilezza. L'appuntamento con il nostro amico Giovanni Santovito, Associazione Consumatori Utenti, e per martedì prossimo con voi invece domani mattina alle 9:10, sempre qui su Amica 9. Buona giornata, arrivederci.